Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio parlare dei prodotti terminati dell'ultimo periodo. Sono un po' e quindi ve ne parlo. Vado un po' random. Allora, parto da dei prodotti di Balea. Il primo è questo qua, che è un sapone mani delicato al profumo floreale e fruttato che mi ha regalato Giulia del canale Hina Yoshimoto per Natale, mi sembra. È un'edizione limitata, con una profumazione buonissima, pack, vabbè, come al solito, molto carino. Credo che si possa trovare ancora questa edizione limitata. Comunque è un prodotto vegan, senza microplastiche, come moltissimi dei prodotti Balea. Sono vegan, non tutti. Il fatto delle microplastiche, tutti i prodotti Balea a regola non dovrebbero averle. Comunque, lava bene le mani, fa una buona schiuma, non le va a seccare, le lascia belle profumate ma non in modo eccessivo, un buon prodotto. Io con i prodotti di Balea, per quanto riguarda la detersione delle mani, del corpo, mi trovo sempre molto bene. Infatti ho terminato anche questo doccia schiuma di Balea, sempre edizione limitata, che anche questo si può ancora trovare, vegan anche lui, senza microplastiche, con il 99% degli ingredienti di origine vegetale, credo. Comunque è un doccia crema dalla profumazione anche questa buonissima. Costano veramente poco, prodotti di Balea, lavano bene, non seccano la pelle. Se siete una famiglia numerosa e utilizzate tanti bagnoschiumi, saponi, ecco, io questi ve li consiglio perché sono carini e costano poco, e anche gli ingredienti, insomma, non sono così malvagi, quindi ve li consiglio. Per quanto riguarda prodotti utilizzati sotto la doccia, ho terminato tre bagnoschiuma. Allora, uno è una mousse, in realtà, la Silk Mousse all'albicocca e marshmallow, un'edizione limitata della Nivea che io ho da non so quanto tempo, ma tantissimo, presa alla Lidl. La profumazione è spettacolare, i prodotti mousse a me piacciono, sia per quanto riguarda la detersione del viso, ma anche per quanto riguarda la detersione del corpo. Basta veramente pochissimo prodotto, dura abbastanza, buono, non lo vado a ricomprare semplicemente perché prodotti della Nivea, comunque prodotti di questo genere qui, preferisco non acquistarli, per una questione più ecologica e ecosostenibile. Comunque è un buon prodotto, mi è piaciuto. Terminati anche altri due gel doccia che avevo da una vita in casa, della Yves Rocher, credo questi non ci sono neanche più, albicocca e rosmarino e fiori di cotone e mimosa. Buonissimi entrambi, mi piacciono, mi sono piaciuti tanto. Questo era più, quella alla mimosa era più una crema, mentre questo era proprio un gel doccia, fanno una buona schiuma, lavano bene. Niente, credo non si trovino più. Per quanto riguarda i capelli, invece, ho terminato un po' di prodotti. Allora, intanto ho terminato questa maschera per capelli alla canapa di PH Bio, una maschera districante, credo che sia tipo la seconda o la terza che termino. Mi piacciono molto queste maschere di PH Bio, sia quella alla castagna che questa alla canapa. Sono certificati IAB e Vegan OK. Sono dei prodotti appunto che a me piacciono molto perché, nonostante la confezione sia da 200 ml, quindi non grandissima, basta veramente una nocina piccolissima di prodotto per districare all'istante i capelli. Vi dico inoltre, se avete capelli fini, sottili come i miei, che non li va ad appesantire o a ungere, quindi un'ottima crema, un'ottima maschera, veramente molto molto buona. Terminato poi anche lo shampoo del marchio Ecobios, uno shampoo biologico idratante e rinforzante con aloe vera e melograno, senza parabeni, siliconi, oli minerali e coloranti. Un prodotto vegan testato al nickel che io presi da Ipersoap, che ora si chiama tipo Più Me, una cosa del genere. Ho acquistato perché era in sconto, pagato veramente una sciocchezza, però è un prodotto che non boccio, ma non è che mi sia proprio piaciuto granché, nel senso, per il prezzo che ha, un prodotto veramente super economico, va bene, lava capelli e ok. Però ho provato molte cose migliori. Intanto il profumo
Io vi devo dire la verità, sentirlo dalla confezione mi piaceva, mi piace, ma poi sui capelli mi sapevano di gomme da masticare alla menta, non so perché, e questa cosa mi dava un po' di fastidio. Comunque, lava bene, senza infamia, senza lode, non credo proprio di andarlo a ricomprare. Però se cercate qualcosa di molto economico, quello va bene. Due prodotti invece amatissimi sono stati shampoo e balsamo alla cheratina di Elgon. Questi due prodotti mi sono piaciuti moltissimo, durano tanto, ne basta poco, un profumo veramente fantastico proprio di spa, di parrucchiere di lusso, dei prodotti veramente ottimi. Lo shampoo lava benissimo i capelli, li lascia puliti a lungo, belli freschi. Leggeri, non va a creare l'effetto stoppa, non crea nodi, ottimo. Il balsamo ne basta una punta e districa e ammorbidisce i capelli benissimo. Due prodotti favolosi e la profumazione veramente fantastica, buonissima. Devo dire, sono rientrati nei miei prodotti preferiti. Non penso di andarli poi a riacquistare perché non so neanche dove si possono trovare, credo, o sul sito o qualche negozio di parrucchieri, però veramente ottimi. Ho terminato poi un detergente intimo, lenitivo della linea Gino Canestan, che devo dire a me è piaciuto molto. Ne sto utilizzando un'altra confezione. Mi è piaciuto perché lava bene, non irrita, non brucia e ha una profumazione molto buona, molto delicata che rimane per un po'. Quindi mi è piaciuto proprio anche per questo. Ve lo consiglio, indipendentemente da magari problemi intimi, io lo utilizzo come un normalissimo detergente e mi trovo bene. Ho terminato due prodotti per le labbra. Questo qua di Alverde che era al bambù, un'edizione limitata, che devo dire a me è piaciuto. Non sarà mai al pari di quello alla calendula, però mi è piaciuto. Idrata bene le labbra, è un buon prodotto. A Giulia questo non era piaciuto granché, mi sembra perché aveva dei tipo granulini all'interno. Il mio non aveva di questi problemi. Mi è piaciuto tanto, però ripeto, quella alla calendula continua a essere il mio preferito. Poi ho terminato anche questo di Floramé, certificato Cosmos Organic, un bel balsamo, certificato anche Ecocert, un bel balsamo da 15 ml, che quindi dura un sacco, però devo dire, questo va bene quando avete le labbra normali, non avete tante esigenze, non avete la pelle secca, ve lo mettete anche durante il giorno ed è carino. Se avete le labbra screpolate, molto secche, avete bisogno di un protettore, di un riparatore, di un prodotto nutriente, questo no. Siccome non costa tantissimo, vi dico buttatevi su altro, come ad esempio questo qui di Alverde. Inoltre, devo dire, l'applicatore così a me non fa proprio impazzire, ma questa è una cosa mia. Comunque, un buon prodotto mi è piaciuto, ma a labbra normali. Terminato poi questo gel detergente per mani di Baby Love, anche questo preso al DM. A me questo è piaciuto molto perché non secca le mani assolutamente, le lascia anzi belle morbide, belle lisce e ha una profumazione molto gradevole che assolutamente non assomiglia a nessun disinfettante mani tipo quelli della Mucina. Quindi mi è piaciuto, lo utilizzo quando non posso lavarmi le mani ma sono fuori e ho l'esigenza di lavarmi le mani. Mi è piaciuto, ne ho un'altra confezione con un'altra profumazione, ve li consiglio. E in più costano pochissimo. Terminato poi un Sensodyne, questo qua con la striscettina dorata, non è stato il mio preferito perché ci sentivo un po' un retrogusto di tipo cannella, una roba del genere. Quindi, comunque, lava bene i denti e niente, un dentifricio. Quindi. Ultimo prodotto che però, ahimè, ce n'è ancora un po', però ce n'è tipo metà, però. Ormai è andato, è questa crema mani della Yop alla salvia, un prodotto senza PEG con il 99% degli ingredienti di origine naturale, una crema che a me è piaciuta moltissimo, profumazione delicatissima, molto molto buona, 100 ml di prodotto, però devo dire che si fa fatica a terminarli, almeno io ho fatto fatica, infatti sono arrivata a metà e poi devo buttarla perché è scaduta. Comunque, idrata molto bene le mani. Io la utilizzavo per la notte, l'andavo a spalmare e devo dire che ammorbidiva tanto la pelle delle mani.
In estate però io l'ho stoppata perché in estate risultava un pochino pesante, in più mi dà fastidio con il caldo applicare creme mani, quindi l'avevo messa un po' da parte per l'estate. Sono andata a riprenderla, l'ho utilizzata per un altro pochino, però poi ho sentito che l'odore non era più dei migliori e quindi niente, devo buttarla. Mi dispiace, però purtroppo è accaduto questo. Il pack non è in plastica, quindi cosa buona, avrei preferito, ecco, magari una taglia più piccola, quella sarei riuscita a terminarla tranquillamente. Comunque, un buonissimo prodotto. Ok, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in questi ultimi mesi. Fatemi sapere se avete provato qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato, o se avete qualche prodotto da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!